E buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui andremo ad analizzare un po' più nel dettaglio l'evento dei giorni scarlatti. Innanzitutto l'evento inizierà il 13 febbraio e durerà una settimana. In occasione verrà aggiunta una nuova modalità del crogiolo 2 vs 2, ovvero la famosissima doppietta scarlatta, che però sarà differente dalla doppietta scarlatta che abbiamo visto in Destiny 1, infatti saranno presenti dei modificatori che renderanno il tutto molto più interessante. Come in Destiny 1 sarà una partita a round, quindi quello che bene o male è eliminazione. E Bungie ha subito premesso di non preoccuparsi perché in caso non aveste un compagno con cui giocare questa modalità, sarà comunque presente il matchmaking. Come già detto, sono presenti dei modificatori che rendono il match un po' più interessanti. Infatti durante la partita dovremmo cercare il più possibile di rimanere vicino al nostro partner. Proprio perché in questa modalità più i partner saranno vicini tra di loro, più le loro abilità si ricaricheranno velocemente. E se questi si allontanano più di una certa distanza, automaticamente comparirà un indicatore sul radar degli avversari che rivelerà la posizione precisa. Sinceramente è un cambiamento molto gradito, in quanto rende una modalità abbastanza particolare e soprattutto non la stessa che era presente in Destiny 1. In occasione dei giorni scarlatti verrà aggiunta anche una nuova mappa, o meglio una vecchia mappa. Si chiamerà Combustione e infatti è la seconda mappa che è stata ripresa da Destiny 1, ovvero che è semplicemente la stessa struttura ma che ha subito un reskin. Combustione è il reskin di Altare Ardente, con la differenza però che questa è ambientata in una realtà in cui i Vex hanno preso il controllo dell'universo e quindi il sole sarà spento e tutte le ambientazioni saranno molto più cupe. Ovviamente, come era per l'Aurora, in questi giorni scarlatti avremo delle ricompense particolari. Per quanto riguarda le ricompense leggendarie, queste si potranno trovare negli engrammi scarlatti, che potranno o essere droppati al salire di livello insieme a un engramma illuminato, oppure, in maniera decisamente maggiore, in crogiolo. Un ulteriore elemento che Bungie ha aggiunto è quello che finché non abbiamo droppato tutti, e dico tutti, gli armamenti di questi giorni scarlatti, non potremo ridropparli, quindi non avremo mai dei doppioni se non abbiamo trovato tutti gli equipaggiamenti. Saranno inoltre presenti delle ricompense esclusive che si potranno ottenere solamente completando alcune attività. Avremo innanzitutto una pietra miliare al quale completamento dovremmo rivolgerci a Shax che ci darà un emblema e uno spettro. C'è una storia che potremmo droppare solamente in crogiolo, ovviamente nella modalità doppietta scarlatta, un decoro per il bambino di Warcliffe che dropperemo solamente facendo il nuovo raid di Voramondi e un emote che potremmo ottenere solamente completando il Calanotte. In ogni caso è stato detto che Tess a giro, come è stato per l'Aurora, venderà tutti quanti gli equipaggiamenti, quindi in caso non riusciste a dropparli tutti, magari ce ne fosse uno che vi piace particolarmente, potrete comprarlo da Tess. Come ultima cosa vi lascio detto che l'evento sarà disponibile per tutti i giocatori che non hanno raggiunto il livello 25 se avranno l'espansione e quelli che avranno raggiunto il livello 20 se non avranno completato l'espansione. Detto questo ragazzi, io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tabellissima, seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo ci vediamo alla prossima. Ciao. E io sono Gaul, per la tua luce.